cadaveri barcollanti. Forse seguire i consigli di una voce misteriosa sentita in una caverna non è stata una grande idea. Dobbiamo setacciare a fondo questo posto. Non voglio passare un minuto in più in questa arena piena di vomito. Il pubblico si crogiola nella nostra sofferenza. Vogliono vederlo. Urla addosso a qualcuno a cui frega qualcosa. Chiunque ti abbia fatto questo, Scarlet, la pagherà. Va bene, ragazzone. Torniamo al lavoro. Drago, pronti all'azione! Punti bonus! Accetto volentieri! Aspetta il tuo turno, mostro! Ne ho per tutti! Chissà chi si sente più a suo agio in questo anfiteatro. Diego o Bruno? Probabilmente Shaw. Questo lo tengo. Qualcuno potrebbe guardarmi le spalle? Non tu, Diego! Sa di erba appena tagliata. E di palle sudate. Uno sfidante chiama i campioni di Ira! Cross, aggressivo, emotivo. Una mia variante di I campioni di Ira sono sconfitti! La vipera e il drago sono pronti a combattere. Mio padre mi raccontava delle storie su Danu. Secondo la mitologia celtica, era la madre della terra. La solita mamma rompicoglioni, insomma. Delle
quelle cazzo di tigri non mi... Ma sì, perché no? Ho pochi colpi, Mea! All'istante! Ed è che mi serva un'arma! Almeno i muri ci danno ancora una mano. E proiettili. Kaboom! Scarlet, so quanta esperienza ha tuo padre con il sovrannaturale. Conosco bene la sua tenacia. Credo che sia ancora vivo. Tenacia? Figuriamoci. Ascolta, Bruno. Io sono l'unica cosa che gli ha impedito di scialacquare l'intero patrimonio di famiglia nelle sue stupide avventure. Attenzione! Questo è una bobina Tesla ambulante. Chi mi ha rubato? Diego! Attenti, amici! Vuoi vedermi arrabbiato? Attenti! All'ultima cosa che vedrai! Devo trovare altri colpi. Con questi non vado lontano. Non è certo la prima volta che esaurisco le munizioni in battaglia. È sempre imbarazzante. Arma scarica. Te la sei cercata, Scar. Adesso muovi il culo e trovati delle munizioni. Adesso te la stacco, quella mano. Il faraone sta cercando di guadagnarsi un posto in paradiso. Mi ricorda qualcuno. Non solo i morti ci tormentano, ma deridono anche le nostre tasche vuote. So di non avere ancora la tua completa fiducia, Scarlet. Ma avevo quella di tuo padre. Dovrà pur valere qualcosa, no? Mio padre è sparito quando avevo 12 anni. Ci è voluto molto tempo per crearmi una vita da sola, per capire cosa volevo fare. Poi mi ha mandato quella lettera. Qua, stupido bestione! Ti aiuto a liberarti di quella corazza! Inarrestabile! Devo tenere il pubblico dalla mia parte! Mi sento una domatrice di lui! Munizioni al massimo! Ok, sadico figlio di puttana dorato. Oltre a superare tutte le tue prove, farò divertire anche quei bastardi dei tuoi leccapiedi. Chiosa! Va bene. Riposa in pace, gattino. Bastati!
condizioni al massimo. Se siete così distanti, perché vuoi riconciliarti con lui proprio? Fuoco non ci aiuta, dobbiamo ammazzarli al solito modo. Un gladiatore ancora più grande. Forse li promuovo, proprio come diceva Diego. Merda! Sto consumando troppe munizioni. Meglio che non ce ne siano altri. Sono stanco di rispedirvi a vita. Silenzio. Morire dissanguati non è così tragico. Mi servono altre munizioni. Non posso affrontare questi mostri a mani nude per il resto della giornata. Mi sono rifornita, pronta a tornare in azione. Mettiamola sul tattico, con movenze eleganti e quant'altro. Non dare a questi stronzi la soddisfazione. In piedi! Mi fido più della parete che della cassa. Almeno qui so cosa mi tocca. Nella legione, quando scarseggiavano le munizioni, sapevamo che dei colpi ben piazzati potevano sconfiggere un esercito. Quest'anfiteatro è consumato dall'avidità. Merda, non riesco ad affrontarli tutti insieme! Massima potenza! Vedete come scappano quelli blu? Come bambini sorpresi a rubare biscotti. Presi ingegneri! I mostri acquatici rinforzano gli altri. Come medici non morti. Allucinazione di merda, perché ho finito i colpi. Duro di... I nemici devono soccombere. Mi servono colpi. Perché quella voce nel cielo non muove il culo e mi dà una mano? Come le pareti sul Titanic. Forse Shaw ha ragione ed è tutto collegato. Bello scudo! Chiunque l'abbia costruito sapeva il fatto. Se morissi qui, morirei veramente. Siamo davvero qui! Non ho fretta di scoprirlo. Non resterò fuori dalla mischia. Thank you.
dato le mie lame per te. Munizioni! La cosa non mi stupisce. Prova. Non vuole ucciderci. Vuole che vinciamo. Meglio che papà sia vivo. Se qualcuno mi toglie la possibilità di fargliela pagare, lo ucciderò. È il tipo di ragazza che chiede aiuto per uccidere i ragni. Dovevi prendertela con qualcuno prossimo. Munizioni al massimo. Mea! A secco. Come un gioco. Noi siamo i pedoni, il sacerdote e il re. Ma perché? È questa la vera cosa. Beh, forse me lo merito. La punizione più grande però è continuare a combattere. L'uomo di latta in versione boscaiolo. Ingoiate questo! Tutto intero! Mi hai messo tanto! Altre tigri, che vita di... Miau, strozza! Un altro gladiatore folle. Che ci piaccia o meno, ora si combatte. Chiesto la vostra opinione. Dai giù, la metta. Il drago dice... Sai! Non ho chiesto la vostra opinione. Quando vedi i tuoi amici all'inferno, digli che ti manda scala. Dovrei buttarne uno sugli spalti, così gli passerà la voglia di fischiare.
Devo trovare altri colpi. Con questi non vado. A distanza. Morta. Prima muoiono, prima posso tornare alle questioni serie. Sfruttiamo bene questi colpi. Me ne restano pochi. Ricetta migliore per i cocktail. Ecco qua l'uomo di latta in versione costello. Vieni giù con le zampacce schifose. Per fortuna ce li siamo portati dietro. Combattuto nella regna, un campione famoso ridotto a un mondo senza terra. Quando vedi i tuoi amici all'inferno, dimmi che ti mando a casa. Ora ci mancano solo tigri corazzate. Consumando troppe munizioni. Non è colpa tua. Qualcuno ci sta usando. Arma scarica. Te la sei cercata, Scar. Adesso muovi il culo e trovati delle munizioni. Possibile distillare una puzza, che di sicuro qualcuno ci ha provato. Sa di cognac, mischiato con le lacrime. Pollice verso, gladiatore. Pollice verso. Vuota come il cervello di Diego. Meglio che non ce ne siano altri. Io sono stanco di rispedirvi all'inferno. Mi fa piacere che si divertano. Cerca di vedere il lato positivo, Bruno. Un'arma scarica dovrebbe spronarti a cercarne un'altra. Una carica. Forse il chimico conosce il significato di questi simboli.
Sei finito sulla mia lista nera, amico. Crepate tutti! Patetico moscerino! Cerca di vedere il lato positivo, Bruno. Una scarica dovrebbe spronarti a cercarne un'altra. Una carica. Le tue sventure sono al termine, gladiatore. Vorrei poter dire lo stesso di me. Meglio essere pronti a tutto. Altri gattoni! Distruggerli sembra sbagliato. Dritto in faccia ai suoi piedi, sono tornati. Ecco a cosa porta la furia sconsiderata. A una morte sconsiderata. Così impari a sofferire. La vipera è attivata e il drago ha paura. Un altro lanciatore d'acqua! Non è colpa tua! Qualcuno ci sta usando! Merito un po' di tifoni! Doppi punti! Lo accetto e ne farò buon uso! Armi in salto dalla cassa d'ossa. Chi vuole più potenza di fuoco? Non so quanti altri di... Attenti ai pezzi! Ok, via libera. Pollice verso, gladiatore. Pollice verso. Mio avversario troppo presto. Cercavi gloria nell'arena. Guarda cosa sei lì. Assaggiate questo, mostri. Oh, ok. Sento che sto già facendo. Dovevi prendertela con qualcuno grosso come me, stupido figlio. 10 punti per usare la casa. Forse l'avessi avuta da giunta, avrei ucciso.
Riprenditi, amico mio. Non dare soddisfazione a questa folla di stronzi. Ricorderò la tua giustizia. Merda! Sto consumando troppe munizioni. Doppi punti. Questo è il mio personale piano previdenziale. Chissà se Shaw si è bruciato le papille gustative. È l'unica spiegazione a questo sapore. Creatura ottusa. Agisce senza criterio. Vuoi vedermi arrabbiato? Sarà l'ultima cosa che vedrai! Soldi sporchi di sangue. Ecco qual è la valuta di questo luogo dimenticato. Ah, finalmente un odore piacevole. E mi sento come dopo una bella dormita. Le tue richieste. Forse dovrei imparare a lanciare le asce. Le armi da fuoco vanno benissimo. Punti bonus. Chi è? Mio avversario troppo bravo. Cercavi gloria nell'arena. Guarda cosa sei diventato. Dopo il mio sangue, eh? Dimmi, ne valeva la pena? Inizio a perdere colpi. Quando ci vuole, ci vuole. Un altro lottatore con le mani a punta. Uno non bastava. Perché sparare 10 colpi se ne basta uno? Mademoiselle Rose, mi sorprende. Carpentiere. Chi fissa le tavole? E cosa usa come chiodo? Sai troppe domande. Tutti alla cassa scheletrica prima che finiscano i saldi. Ci servono armi. Dai giù, la metta. In arrivo. Perché mi piace sparare? Sanguinario. Non sono carine o morbide, e non hanno un buon odore. Torna a combattere, legionario. Mi dispiace. Sono stato incauto. Servono altre munizioni. Non posso affrontare questi mostri a mani nude per il resto della giornata.
danni al massimo. Un predone in meno. Sono ancora arrabbiata, ma mi sono sfogata un po'. Toccami e io ti tocco più forte. Merda, hanno le unghie affilate. Divento sospettoso quando un'offerta sembra troppo bella per essere vera. Un altro soldato d'assalto. Credo che stiano dando fondo alle risorse. Va bene, non mi dispiace più per questi orrori a strisce. Morta. Un predone in me. Avevo una regola. Niente bambini, niente animali. Ormai invece uccidere. Munizioni al massimo. Darmi munizioni gratis è come offrire da bere a un alcolizzato. A colpire Vipera. Carpentiere. Un carpentiere doveva dei soldi al mio cuore. Gli ho spappolato le mani con il suo stesso martello. Ecco di nuovo l'uomo Ash. Ed eccomi di nuovo pronto ad abbattere. Oh diavolo. Siano sempre a testa bassa. Una scelta. Sei finito sulla mia lista nera, amico. Corazza. Che possa salvarti. Evviva gli esplosivi moderni. Sono magia pura. Punti per le armi, punti per i proiettili. Un'economia che si regge sulla morte. Qualcuno vada a tappargli quel buco in più. Inarrestabile! Non fatemi un monumento. Davvero, non serve. Non so perché, ma speravo che le visite facessero meno schifo. Sono un grosso bersaglio. Posso difendermi più che bene. Ho un grave problema di munizioni. Ingoiate questo! Tutto intero! Carpentiere! Merito un po' di tipo o no? Ecco a cosa porta la furia sconsiderata. A una morte sconsiderata. Buono.
combattuto bene e hai finito di soffrire.